Ciao a tutti, sono Elle e oggi farò vedere come mi tengo in forma in Florida. Sunscreen, sempre, sempre, perché essendo in Florida c'è sempre il sole, specialmente adesso che andremo a camminare, quindi me lo metto in viso. Mani pure, perché le mani saranno esposte. The humidity is 66%. 66% di umidità. Staccate la chiave della macchina ed inseritela in una scatola. Sono letteralmente appena uscita dalla macchina e sto morendo di caldo. Ok, quindi stiamo camminando a questo ponte. Sto morendo di caldo, c'è 66 gradi di umidità e 33 gradi. Quindi adesso ci sono le nuvole, quindi il bello della Florida è che appunto tu esci per farti una bella camminata e dici porca miseria, fa un caldo boia, e poi ci sono i nuvoloni, quelli lì, ossia tra un po' ne viene giù un sacco. Penso che ci sia qualche evento perché vedo un sacco di barche. Ah, ho capito cos'è, è un rally per Trump, quindi qua fanno i rally in barca, adesso ve li faccio vedere. E anche i messicani votano Trump. Siamo arrivati a metà della Causeway e ci sono tutti quanti i supportatori di Trump. E anche dall'altra parte del ponte c'è anche la polizia. Guardate questa, ragazzi. Ragazzi, guardate tutti i supporters di Trump. Si è rivelata una camminata un po' più emozionante del solito. Io che pensavo che oggi avrei avuto una camminata super noiosa, invece guardate, e adesso guardate che c'è gente ovunque. Eh sì, tutti quanti, che io neanche lo sapevo che facevano sta cosa di Trump. Quindi la mia giornata, insomma, ecco, sto sudando, però mi sto anche divertendo a guardare la gente che di solito non vedo. Sono bandierine americane con la scritta di Trump ovunque. Questo che è. Ok, ora non so come farò comunque a riattraversare. Questo può essere che sia un problema. Oops. Non vi dico neanche una bugia, penso di avere
underestimare questo cacchio di caldo. Sì, spero che in questo parco dove andrò adesso che abbiano cose dell'acqua, fontanelle dell'acqua. Questo è un altro parco dove vengo a correre e a camminare a volte. Qua non ci vengo molto spesso, non so perché. Però oggi ho fatto sia il ponte che poi ho detto ma vengo qua a farvi vedere questo bellissimo parchetto. Io sto cercando ancora una fontanella. Ragazzi, ho le gocce di sudore, eh? Non sto mica scherzando. Però per voi faccio questo e anche di più. Visto tutti i likes che mi date. Comunque, ecco, qua ci sono ogni tanto gli alligatori. Quanto carino è? Volevo anche dirvi che gli americani sono molto into sport, right? E io da brava scansafatiche non lo farò, comunque ci sono gli ostacoli e tutti gli esercizi possibili e immaginabili, vedete? Arrampicate su questo oppure, insomma, c'è pure questa cosa militare lì, ogni tanto la faccio quando mi sento Wonder Woman. Guardate cosa ho trovato, una tartaruga, ciao! Oddio, mi sta venendo incontro, non è che mi vuole mangiare. Oh, ehi, ok, mi è un po' troppo, ciao! Queste qua mi sa che sono quelle che, oh, secondo me mi vuole mangiare il piede. Guardate come mi segue. Essendo in Florida non possono che mancare i segnali contro gli alligatori, ossia state attenti a non mettere i piedini in acqua. Sono venuta qui in questo convenience store, poveretti, ho chiesto per un'acqua e me la fanno avere gratis per un bel po' di ghiaccio. Questa è l'acqua, vedete? Che gentili, cioè pensavo di morire, ragazzi. Ho detto che non ho nessun soldo e mi stanno lasciando bere l'acqua lo stesso, quindi mi prendo un bel poverone. Ho un caldo boia, ragazzi, non lo faccio più per voi ste cose. Questo è un tipico baretto con la spiaggia e tutto, con la musica. E qua vengono appunto con le barche. Questo è il coso bello di questi posti, perché praticamente parcheggiano le barche e vengono a bersi qualcosa, vengono a mangiare, si ascoltano la musica in fondo là. Carino. Che sexy! Ho appena finito la camminata d'inferno, sto morendo, sono sudata come non so cosa, il make up mi si è tutto sciolto, i capelli sono andati a farsi friggere e quindi questo è tipico della Florida comunque. Stesso giorno dopo che ho fatto la mia corsa col sole cocente, adesso piove come non so cosa.